Buona domenica a tutti. Oggi sono particolarmente incazzato e così vi vorrei parlare, iniziare a parlare di tutte le multinazionali criminali che praticamente ci rendono la vita un inferno. La prima di cui vorrei parlare, non so in quante parti farò questo video perché c'è tanto da dire, è proprio Google. E le ragioni sono molte. Innanzitutto, questo video è pubblicato su YouTube, che è una proprietà di Google. E praticamente, io non dico che Internet e Google sono la stessa cosa, ma quasi. Se vuoi cercare qualcosa, ormai non puoi utilizzare nessun altro motore di ricerca se non Google. Sostanzialmente, Google praticamente, e anche Internet in generale, ormai e dominano ogni aspetto della nostra vita. È difficile oggi stare senza la connessione ad internet. C'è chi è arrivato a pensare che sia un diritto umano diritto ad avere la connessione a internet. Senza Google mi pare proprio difficile. Vuol dire, molti di noi, no? Se non hanno un cellulare Apple, hanno un cellulare con Android, che è comunque di Google. Ormai gli indirizzi mail sono. Se non sono Gmail, sembrano non ti prendono più sul serio. E però parli comunque di YouTube in generale, voglio dire, è uno dei siti più importanti, più visitati al mondo. Questo video vorrei parlare di quanto potere ha Google, come fa a guadagnare tutti quei soldi e quanto male sta facendo al mondo. Questo, sanno tutti che comunque Google guadagna con i banner pubblicitari. Sia con la ricerca sul motore di ricerca, appunto su Google stesso, e sia con YouTube. Sostanzialmente, in breve, se è questo, gli inserzionisti pagano Google per mettere le proprie pubblicità o nelle ricerche fatte su Google o nei video di YouTube. E questi inserzionisti non sono mica persone come nel negozio sotto casa. Stiamo parlando di grosse multinazionali, criminali come McDonald's, Coca-Cola, Nike e tantissime altre che si sa già che sono grosse. Quindi in teoria questo qui dovrebbe essere una specie di video introduttivo proprio a questa faccenda. Cosa vuol dire che una multinazionale è criminale? Cioè, io come dico sempre, io vi sfido a dimostrarmi che è possibile guadagnare denaro senza fare del male al prossimo, direttamente o indirettamente. Cioè, non parlo della pagnotta, che si deve sopravvivere quotidianamente, ma parlo proprio di chi veramente diventa ultramiliardario. Proprio vi sfido diventare ricco. E giustamente uno pensa a Google, dice, vabbè, ma Google capirai che sta facendo di male. Ma se ne pensi a multinazionale criminale, pensi ai bambini sfruttati nelle fabbriche della Nike, il cibo spazzato dal McDonald's, la Coca-Cola che fa male alla salute e tante altre cose. E Google magari faccio, ma anche se non avesse, e poi raccontare non ha, che so, delle fabbriche o cose del genere dove sfruttano gli operai o cose simili. Però Google innanzitutto esiste, guadagna denaro perché si fa dare i soldi agli inserzionisti, cioè è un do it des. Sostanzialmente viene pagato dalle corporation per mettere i banner. E questi, grazie a questi banner, queste corporation guadagnano poi soldi, sostanzialmente. La domanda poi cos'è? Ma è Google che tiene per le palle queste aziende? Perché grazie a Google fanno tanti soldi con i banner. Oppure Google che è svantaggiato, nel senso che senza di queste aziende non guadagnerebbe nulla. Fammi un esempio, no? In un giornale, per esempio, c'è. Ovviamente i giornali vengono pagati, ma ci sono anche pubblicità. Voglio dire, con un euro, voglio dire, paghi un giornale, non è che ti mantieni. Soprattutto al giorno d'oggi, dove tutto è online, infatti, molti giornali stanno chiudendo. Un inserzionista in più o in meno può fare tanta differenza. Sto proprio a dire qualcosa contro l'inserzionista, puoi essere ammonito addirittura a perdere l'inserzionista.
poi ha aperto anche il posto come giornalista, come scrittore di articoli. Se sei così o no con Google, poi lo vedremo in seguito con calma, perché la faccenda è complessa. Le pubblicità su Google sono mirate, non sono casuali. Cioè Google invade la nostra privacy, e questa cosa è un crimine, ovviamente, per poter creare pubblicità personalizzata. Così i banner che troviamo dovrebbero essere proprio dovrebbe fare a caso nostro. Quindi sperare che poi tu vada a comprare il prodotto. A me personalmente non è quasi mai capitato di trovare un banner azzeccato, dei suggerimenti azzeccati su Google o su YouTube. Su Facebook, quando c'ero, era qualcosa di inquietante, che poi ha portato poi ad eliminarmi. E guardate che comunque sia, Google già sa dove ci troviamo. Anche se non hai la geolocalizzazione attiva, approssimativamente ti trova. Cioè c'è scritto la tua posizione, il posto in cui sei, sulla base delle tue ricerche. Dice, mica ho cercato cose relative al mio paese, alla mia città. No, lo sa, a prescindere da dove sei. Sul cellulare è proprio precisissimo, per quanto riguarda quando lo uso io. Sul computer invece è quasi mai azzeccato al 100%, ma comunque se lo riesci a capire, tanto il nostro IP, comunque sia, cioè si sa dove siamo. Secondo la rivista internazionale, cosa che può essere benissimo messa in discussione comunque, Google conta il 37% del mercato delle pubblicità nelle ricerche su dispositivi mobili. Però Facebook dovrebbe avere più controllo in generale, però Google guadagna il doppio di Facebook. Nell'articolo spiega qual è la differenza. Questo poi ci porta off topic, diciamo. Cioè il discorso è lungo da fare. Facendoci dei calcoli, sostanzialmente, complessivamente, tramite tutte le pubblicità fra Google, YouTube e tutti i siti collegati, Google guadagnerebbe 2.000 dollari al secondo, cioè circa 70 miliardi di dollari all'anno. Solo con pubblicità però, per escludere poi la vendita di cellulari come Android e altri prodotti. Poi vi siete mai domandati come fa Google a cercare le cose? Cioè non è che se una cosa è online, la cerchi su Google e la trovi. C'erano le cose online e Google tramite gli spider, o detti anche crawler, va a cercare le cose e poi deve indicizzare, deve fare sì che poi vengano ritrovate dal motore di ricerca. Questo per esempio esiste il Deep Web, per esempio. Non è tutto ciò che esiste viene indicizzato da Google. E poi qui si avrebbe un altro problema, ma è Google che vuole che esista il Deep Web oppure no? Questo è poi un discorso più lungo e più complesso. Comunque sia. Cosa che cosa ci interessa è che su Google non puoi trovare tutto, ti fa vedere ciò che vuole, ma soprattutto, ovviamente, tutto ciò che ha trovato, poi non lo trova, venire a vedere tutto. Lo trova, poi mette le prime pagine, ai primi posti, ciò che più gli conviene, oppure ciò che, e questa è una cosa che sanno in pochi, credo. Ci sono alcuni che pagano per comparire nei posti più alti su Google, o nei suggerimenti di ricerca o altre cose. Cosa ci ritrovano quando cercate le cose su Google senza cliccare? Cosa vi suggerisce? Quali sono le cose che vi vengono suggerite? E poi cosa effettivamente poi vi esce? C'è ciò che viene trovato nelle ricerche, è viziato, ciò che Google vuole dalle nostre ricerche personalizzate. Quindi quasi come se fosse una specie di monologo, in parte, no? Cioè, troviamo cose che in parte non possono mettere in discussione ciò in cui crediamo, quasi come se trovassimo solo ciò che ci conviene. In parte è così anche, questa è una cosa che influenza, non è completamente così. Ma soprattutto anche perché voglio dire, voi non è che andate oltre la seconda o terza pagina di ricerca, alla fine, anzi al massimo, la prima cosa che esce, spesso è Wikipedia, chissà perché. Wikipedia, Facebook. Quindi alla fine la gente non sa manco fare ricerca specifica, poi conosco la sintassi di Google, ma anche se fosse. Comunque è bizzarrissimo il modo in cui Google ci fa trovare le cose.
Quindi Google fa una sorta di agenda setting, cioè ci sono informazioni messe in rilievo, altre no. Gli influencer hanno il nostro modo di pensare. Poi fanno anche i giornali, in prima pagina vengono messe le notizie, fanno loro più comodo. Poi in ultima pagina ricavano la legge, i giornali sono veramente, uno ci deve impiegare tutta una giornata intera per leggere un giornale. Questo, anche per questo secondo me, veramente, come si può leggere un giornale al giorno d'oggi? Ma che telegiornale, peggio di peggio, quante notizie sono? 5-6? E ci dicono solo alcune cose, altre non ce le dicono. Altre al massimo escono nelle scritte sotto. Questo è il nostro modo di pensare, sempre banalissimo, no? Se tu credi che solamente due o tre partiti sono in Italia, e tu credi che hai uno di quei tre, non altri, o molte meno persone che voterebbero, ma sono così tanti partiti. È ancora peggio con le informazioni di Google, ancora peggio. E poi a proposito, poi, quando si parla di Adpocalypse, ci sono dei contenuti. Che grazie a questa faccenda qui, che sembra essersi risolta, che possono essere consigliati, monetizzati, sponsorizzati e via di seguito, e quei controversi vengono demonetizzati e penalizzati. Cioè, sostanzialmente vengono messi fra i consigliati, vengono messi. Non vengono mai suggeriti, non apparirebbero mai in home page e cose del genere. O video correlati. Cioè, non è che ti censura, Google dice no, ti cancella il contenuto. Puoi dire in teoria quello che vuoi, ma non ti pago. Questo può essere un problema per chi cerca di rendere Google un lavoro, un secondo lavoro. Anche perché poi la gente ci mette del tempo a fare dei video. Altrimenti fai 50 video al giorno. E quindi se c'è un guadagno lo fai, altrimenti non lo fai. Cioè, la gente fa solo quello. E quindi vieni penalizzato a tutti gli effetti. Poi, se non parlare di contenuti monetizzati, santo cielo, Google sta veramente facendo un danno. Perché molti ragazzini si pensano, ma dice, ma sì, non vado più a scuola, tanto c'è Google, YouTube, faccio lo YouTuber e guadagno milioni. Fanno dei video stupidi, no? Video con la cera Pongo, cioè, quelli sono fatti benissimo, no? Cose per bambini, intendo, cose fatto con stop motion, i video animati, ma sono fatti proprio bene. Come cavolo hanno fatto? Parlo anche di, parlo proprio di gente che gioca con la Sharapongo e guadagna milioni e milioni di dollari. Con quei bambini che scartano casa mia, che aprono i uova Kinder, gli unboxing, delle cose assurde. Ma anche di bambini, li fanno proprio i bambini. Cioè, che caspita. Ma è incredibile, questi poco capiranno della vita, capiranno che non c'è bisogno di lavorare quando c'è Google che ci paga facendo video su YouTube. E non devi neanche fare un granché. Devi fare delle cose, voglio dire, accendi la telecamera e fare le cose. Punto. Cioè, è incredibile sta storia. E poi, tra l'altro, c'è uno, non dico uno su 1.000 ce la fa, ma uno su 1 miliardo ce la fa ogni giorno a sfondare. Perché non è possibile che tutti quelli che fanno video su YouTube possano avere 100.000 milioni di visualizzazioni. Poi ci sono anche dei video dove uno viene proprio pagato per fare pubblicità, direttamente o indirettamente. E poi faccio il discorso sul gameplay più complesso, perché il gameplay magari non può anche essere utile, no? È un passatempo. Non vedo un gameplay perché magari non so superare questo livello a un gioco, mi vedo il gameplay e vedo come hanno fatto qualcun altro. Però la faccenda è stata pazzesca perché veramente hanno monopolizzato, non dico monopolizzato, però veramente una grossa fetta di pubblico sta guardando il gameplay, ma giocate voi stessi se no, ti vuoi divertire. Ma poi il discorso è che pensare che poi tu non solo alcune poco tempo da giocare, non è che puoi stare 50 ore al giorno, ma se tu pensi addirittura tu ti registri e poi devi pure guadagnare dei soldi stando 50 ore al giorno a giocare ai videogiochi, santo cielo, non è possibile. Che poi ovviamente alle case che producono giochi conviene, solo che ancora con YouTube non si sono ancora messi d'accordo, perché siccome stanno praticamente facendo pubblicità gratuita ai videogiochi,
Poi c'è la gratuita, ma YouTube dice no, io ho il copyright, quindi c'è ancora questo problema. Dice, giustamente, se non voglio andare pubblicità. Poi c'è un discorso che poi a casa di giochi dice no, non mi piace il fatto che tu parli male di un gioco. Se fai una recensione positiva è bene, la pubblicità gratuita va bene, ma se... Comunque tanto YouTube che ti paga lo stesso, anche se poi non c'è la segnalazione della violazione del copyright. Quindi sostanzialmente i ragazzi poi si pensano che si può guadagnare tanto, anche tantissimo, non facendo un bel niente. Poi ci sono dei YouTuber che fanno delle cose più impegnative da fare. YouTuber che fanno video comici, ci devi impegnare, devi avere l'idea, devi poter realizzare. Gente che fa recensioni, gente che fa musica. E c'è una cosa che giustamente dicevo, voglio un introito di soldi. Per fare queste cose, cioè tu ti stai guardando gratuitamente, però quei soldi, io ho spiegato da chi provengono. Sono YouTuber che si impegnano a fare quelle cose, possono anche dire, ma questo è veramente un lavoro a tempo pieno. Però quei soldi da chi provengono? Pensateci. E se vuoi fare video serie, nessuno ti si fila, non li guarda manco tua sorella i tuoi video, non ho sorelle per la cronaca, tra l'altro. A proposito di censura, sì, il fatto è che YouTube non se ne frega niente di scendere a patti con dei stati criminali, di dittature e cose del genere. E quindi, se ci sono stati come la Cina, dove ci sono delle leggi sulla censura, comunque YouTube si adattano. Basta tanto, basta che i soldi ti entrano lo stesso. Cioè, non che YouTube è pro dittatura o cose del genere, non sto dicendo questo. Semplicemente non se ne frega niente. E poi non se ne frega neanche niente, per esempio, di violare la legge in certi casi. Ad esempio, non si parla di pirateria online, è un discorso molto complesso. In Italia, per esempio, è illegale trarre profitto economico da queste cose. Sicuramente illegale è sbagliato. Cioè, uno ha un prodotto, tu lo puoi scaricare da internet, ma la persona da cui lo scarichi ci guadagna dei soldi. E l'autore, l'artista, non va bene per niente. Questo non va bene per niente. Non va bene, infatti, Google di recente è stato condannato a pagare una sanzione per questo. Perché permette un'attività illegale. Questo discorso della regolamentazione del download online, questo è un altro discorso molto complesso sulla pirateria e cose simili. E poi se c'è, per esempio, in Italia è illegale, quando si tratta di pornografia, mettere, cioè non è illegale non mettere un avviso di guardate che c'è stato un contenuto esplicito. Cioè uno può andare tranquillamente su Google Immagini, cercare una cosa e trovarsi un'immagine pornografica. E può anche succedere con una ricerca normalissima, per qualche ragione, appena ti ritrovi delle immagini esplicite. Questo in Italia è illegale. E questo, magari uno non vuole vedere queste cose, se non gli piacciono, se le ritrova lo stesso. Oppure magari un ragazzo minorenne può tranquillamente cercare la roba su Google senza avvisi e cose del genere. Tra l'altro non è manco possibile impedirla, questo è un discorso più complesso, però almeno per vivere ci deve essere in Italia questa cosa. Quindi viola la legge italiana Google. Ma come lo fanno praticamente la maggior parte dei siti pornografici, praticamente lo fanno, non ci sta più la vecchia avviso di una volta. Attento, hai 18 anni? Sì, ok, ce li ho. Ora non ci stanno più, quanto pare, queste cose. Non lo fa così nessuno. Sicuramente su Google Immagini non è più possibile. Poi, tornando alla faccenda degli inserzionisti, quando si parlare di fake news, adesso si sono incavolati perché dico ci sono dei video, dei contenuti sia su Google che su YouTube che dicono le cosiddette fake news che poi vengono monetizzati. E quindi se sono incavolati, cioè noi non vogliamo che ci siano dei video, cioè le nostre pubblicità su un video, comunque su pagine che dicono che fanno disinformazione, scusate il rumore, cioè. E quindi adesso i sessionisti pretendono la rimozione del ruolo delle fake news,
almeno i banner. E la faccenda dell'Adpocalypse poi è ancora più complessa. Perché riguarda la faccenda dei terroristi. Comunque non c'è nessun criterio per la cronaca per distinguere fake news da ciò che è vero, da ciò che è falso. E quindi, ma a parte si può anche trattare di censura. Ma sicuramente molte delle vere e proprie fake news verranno ovviamente penalizzate, ma spesso possono anche essere semplicemente delle cose che secondo l'attuale mentalità, cioè scusa, l'attuale mentalità, considerate false, voglio dire, ero anche Galileo, c'è passato queste cose, però comunque non esiste un criterio oggettivo per distinguere la fake news da quello che non lo è, e questo manipola le nostre opinioni. Quando la propaganda terroristica, il discorso è simile a quello della Cina, per esempio, non se ne fregava niente di YouTube, anche se ci arriva video sul terrorismo, violerebbero le regole di YouTube, alla fine portavano soldi, molta gente li guardava, riguarda, perlomeno, e quindi, senti, senza niente, si sono incavolati. E quindi, mo, pare che la faccenda dell'Apocalypse si stia risolvendo. È un disastro, sta cosa, cioè non se ne frega proprio niente. Niente. Ci sono parecchi contenuti controversi su YouTube, veramente non è possibile che ci siano, non possono controllare tutto, però santo cielo, se questi qua ci guadagnano con le sue pubblicità, a parte il fatto che dico io tu odio l'Occidente e poi ti prendi i soldi delle multinazionali, che sto cercando questa finanza nel terrorismo, che poi questi qua hanno bisogno di soldi a fare gli attentati. E comunque sembra che la cosa si stia risolvendo sull'Apocalypse del terrorismo. Poi, quando la faccenda che c'è prima, no? Chi tiene per le palle? L'altro, Google tiene per le multinazionali, grazie alle, che sponsorizza, le multinazionali che pagano Google tengono per le palle. A me sembra che il discorso sia analogo a quello del giornale. Cioè, se parli male dell'inserzionista, tu l'inserzionista lo perdi. Google se ne stava vedendo brutta per colpa degli inserzionisti che stavano incazzando. Sostanzialmente ti pagano e tu devi semplicemente stare alla loro linea editoriale, diciamo. Non puoi dire una cosa contro una multinazionale e poi pretendere di essere pagato dalla stessa. Quindi sostanzialmente credo che abbia un controllo su Google, queste corporation. Quindi la corte dalla parte del manico, quanto sembra, da quello che ci ho capito, ce l'hanno proprio gli inserzionisti, non Google. Quindi sostanzialmente Google prende il potere dalle multinazionali criminali come McDonald's, Coca-Cola, che ne so, magari nei paesi dove è legale, magari può sponsorizzare anche le sigarette, non lo so, o anche l'alcol, visto pubblicità degli alcolici. Proprio di potere. C'è stato un vecchio video che molti di voi hanno dimenticato, dove Jovanotti spiega brevemente di essere stato invitato al Google Camp 2014-2015, dove lì ci si erano riuniti presidenti di varie multinazionali, sempre farmaceutiche, delle banche, anzi c'è presidente della Banca Mondiale, personaggi dello spettacolo e attivisti varie, che dovevano essere in totale circa le 80 persone più importanti del mondo, dove lì in quella riunione si dovevano decidere sul futuro al posto dei governi. E a parte poi gli iranianti di Norvegia, che non sono manco dei veri e propri politici, non c'erano politici, perché i politici non servono a niente. Non c'erano pochi italiani. E quando fu uscito il video, come a dire, no, Jovanotti sta parlando di Bilderberg, degli Illuminati, perché era un incontro segreto e privato. E tra quello era Google, nulla di astratto e trascendentale, nulla di complottistico, non in quel senso perlomeno. E tra l'altro diceva Jovanotti in quel video, sono contento, cioè era scontento che non ci fossero politici. Per aggiungere che le decisioni prima le prendeva la politica, poi la politica insieme a questi qui degli incontri segreti, adesso le decisioni le prendono solo loro. E però è contento di vedere Jovanotti qualcuno finalmente che prenda queste decisioni. La politica cerca consenso, dice Jovanotti, e se cerchi consenso se sbagli sempre. Ma quindi proprio l'antidemocrazia per eccellenza. Fra i partecipanti a questo incontro c'era Lee Myung Kim della Banca Mondiale,
Lloyd Bankfein da Goldman Sachs, Joe Jimenez, non so come si pronuncia, di Novartis, che è l'industria farmaceutica, gli amministratori delegati di eBay, Samsung, Snapchat e Uber. Questo si collega poi alla polemica di qualche mese fa, no? Tassisti verso Uber. Poi c'è anche il cofondatore di PayPal, giornalisti dell'Huffington Post, del Financial Times, poi c'è anche la Polycan, l'amministratore delegato di Vodafone Italia, quindi tre italiani, compresi Jovanotti, i sovrani di Norvegia, che non sono manco politici, dei re, proprio dei re, i re, che vergogna proprio. Quindi sostanzialmente sembrerebbe che Google sia l'azienda più potente al mondo, che perlomeno questo potere ce l'abbia. Google si è arrivato all'armonia fra gli accordi fra Google e queste aziende che lo finanziano. Poi giustamente, in realtà ci si deve domandare, ma è l'unico gruppo che fa queste cose, anche perché mancano tante grosse multinazionali. Non c'era McDonald's, non c'era Coca-Cola, per esempio, non c'era la Monsanto, non c'era Facebook. Quindi bisogna capire bene, ma noi in effetti non sappiamo molte cose di questi incontri. Cosa vero, dice Jovanotti, effettivamente, se lì sì, veramente si decidevano questo. Magari si fa un po' di concorrenza per di loro. O magari in quel campo, insomma, non c'era, in quel caso non hanno partecipato per qualche ragione. Comunque, quando Google non c'era questa corporation, si organizzava diversamente. Quindi, non so, questo è il video più lungo che abbia mai fatto. Sta durando 40, quasi mezz'ora. Sono dopo un allarme. Quindi, scusate se mi sono dilungato tantissimo per la qualità dell'audio. Spero che il video vi sia interessato. Alla prossima.